E mai la tasca soia denaro porta. La sera si ritira, ndappa, ndappa, si leva gli scarponi e poi si corca. Va la sua donna e gli offre il braccio. Vattene, donna mia, son mezzo morto. Gli occhi guardano. Lo sguardo pesa sulle cose, le tocca, le modifica, le assimila, le forma, le trasforma in parole, in immagini parlanti ed espressive, le distingue da sé e le fa vere. Si rispecchia in esse e vi si ritrova. Stabilisce la doppia eterna realtà della vita. Nessun luogo, nessun paese del mondo, forse, è stato così guardato come il mio, come l'Italia. Milioni e milioni di occhi in migliaia di anni non interrotti. Occhi neri e azzurri, di figli e di stranieri. Tutti in infiniti modi diversi l'hanno fissata e contemplata, e sfiorata o approfondita, e vi si sono riflessi. Thank you.
bisognava fermare il movimento delle forze del lavoro, il movimento degli operai, il movimento dei contadini, e questo si poteva ottenere soltanto con la forza. E venne la forza, venne il fascismo. Bruciò le leghe, le cooperative, le camere del lavoro, i comuni democratici, sperando la reazione di annientare per sempre le speranze di redenzione del popolo. L'ozio può esistere come un bene innocente, ma non c'è soltanto questo ozio divino, ci sono altre forme di ozio, violente, feroci e disumane. C'è l'ozio dei parassiti, di quelle larghe classi dirigenti che vivono di prestigio e faticano a vuoto per conservare il privilegio sacro di vivere del lavoro altrui. C'è l'ozio forzato della provincia, dove la vita in movimento, coi suoi drammi, i suoi dolori, le sue gioie, pare si arresti al confine delle vecchie piazze assolate. È lontano dalla spinta e dagli impulsi del mondo moderno del lavoro, dove pare ogni attività si inaridisca in confini sempre più ristretti di tradizioni e di abitudini, dentro i quali tuttavia si cerca di ritrovare ancora un valore e l'eco di una perduta bellezza. L'Italia della fatica umana e del riposo, della misura e dell'armonia, dell'unitaria presenza, del coraggio, della pazienza, del primo salto creativo e poetico nell'esistenza e nella storia. Ed ecco, già le immagini bianche e nere si colorano, come paesaggi notturni al primo chiarore del mattino, come sogni che si accendono di luce con i colori della memoria. Tutta la memoria in un volto che ci somiglia.